Ho cominciato la mia carriera in banca e poi per caso sono capitato qui. Ho aiutato un po' i miei due zii che volevano smettere, perché la passione delle capre è quella comunque l'ho sempre avuta già da piccolo. E mi sono buttato nell'avventura e adesso sono 22 stagioni che sono qua. Troppe! Mi chiamo Pietro Zanoli, ho 53 anni e sono allevatore di capre e in estate gestisco anche il rifugio della Capanna Nimi. Cerco di farlo nella maniera più tradizionale e più naturale possibile. E le mie capre hanno 23 ore e 55 minuti di libero al giorno e 5 minuti di lavoro è quando devo mungerle. I sentieri, le strade le conoscono di generazione in generazione, se le passano da madri e figli senza doverle accompagnare. La capra nera verzasca è la vera capra ticinese. Per i nostri pascoli sono adatte perché sono rustiche, sono resistenti, sono le 4x4 tra le capre, sono le Subaru tra le capre. Ci sono le Sanen, ci sono le camusciate che sono le Maserati e le Lamborghini e non puoi andare a fare rally con quelle. La gente che passa di qui può provare a mungere, può provare a fare il formaggio. È difficile da trovare su altri alpeggi perché gli alpeggi cercano piuttosto dei professionisti che lavorano tutta la stagione. A livello di produzione di formaggi, io mi sono concentrato su due, una la formagella di latte di capra grassa, semidura, e poi faccio una specie di formaggio fresco da spalmare sul pane. Produco solo quello che mi necessita qui, quelli che vogliono avere i miei formaggi devono camminare, e altrimenti è tutto per i miei ospiti che vengono qua e che lo mangiano all'aperitivo, alla cena, alla colazione. E poi appunto è a metro zero, neanche chilometro zero. Le mie capre sono abituate a stare con tante persone. Altri sono attaccate proprio solo al proprietario, che sennò sono come camusci. E dicono che appunto normalmente gli animali assomigliano al proprietario. Allora si vede che sono così anch'io, sotto sotto.